particelle di antimateria sono costantemente create nell'atmosfera terrestre dai fulmini. Queste le conclusioni presentate al congresso dell'American Astronomical Society, a cui gli scienziati della NASA sono giunti. La scoperta senza precedente è stata realizzata grazie al satellite Fermi, che avrebbe catturato la formazione di antimateria a partire dai superlampi gamma terrestri, simili a quelli cosmici che si generano durante le tempeste tropicali. Ogni giorno in diverse parti del mondo si verificano almeno 500 di queste scariche, che tuttavia non vengono rilevate. Ma il satellite, progettato per monitorare i raggi gamma che scaturiscono dalla collisione neutralizzante tra particelle di antimateria e di materiale normale, per la prima volta ha colto il fenomeno non scrutando l'universo, ma rivolgendosi verso il nostro pianeta. Nel dicembre del 2009, mentre sorvolava l'Egitto, Fermi ha catturato il segnale di questi super raggi gamma. La fonte era una tempesta in Zambia, migliaia di chilometri più a sud, ma la curvatura del campo terrestre ha fatto sì che la traccia fosse captata dal satellite. Traccia che consisteva in elettroni prodotti dall'impatto dei super raggi gamma con degli atomi. Il risultato di questo impatto è una scissione tra elettroni e positroni, per l'appunto antimateria.